Amici sportivi, buongiorno a tutti da Davide Antignano e da tutta la redazione della My Soccer Player, che come sempre vi accompagna ogni settimana in ogni campo di tutta l'eccellenza laziale. Vuole metterla dentro, il cross deviato, sterpone la liscia, arriva il tiro di Tuzzi, palla fuori di pochissimo. Vediamo, arriva il cross dentro per Amore, colpo di testa, palla alta. E allora ancora Tursi, ottimo il pallone per Ferri, largo sulla sinistra. Arriva il cross sul secondo palo, la palla arriva a Battisti. Si appoggia Pompili, c'è il tiro di Pompili e la palla finisce in rete. Il Certosa passa in vantaggio, grandissimo diagonale di Federico Pompili. C'è il fischio, parte Treiani, la parata in due tempi di Palmieri. C'è il fischio, sono tutti dentro l'area di rigore, contatti in aria, arriva il cross sul secondo palo, il colpo di testa, Zimbardi, la pareggiata, il centro sportivo Primavera con il colpo di testa di Zimbardi. Palmieri lungo a cercare Di Mario, la spizzata, attenzione perché c'è un contatto, calcio di rigore, calcio di rigore per il Certosa. Il direttore di gara indica il dischetto. Ferri contro Viscusi, c'è il fischio, rincorsa di Ferri, il tiro e la spiazza Jacopo Ferri, il Certosa è di nuovo in vantaggio. Parte Pompili, eccolo servito, ancora Pompili in aria, può anche calciare, sinistro giro Viscusi, sterpone, serie di finte, ancora Sterpone, occhiata in mezzo, prova a calciare, la palla esce di poco, ci prova ancora Sterpone, poi confusione dentro l'area di rigore, pallocca al volo, palla ancora buona per Zimbardi e poi il tiro e la grandissima risposta di Palmieri, miracoloso Palmieri, rimessa con le mani bianchi, rimane in avanti anche Viscusi, ma non c'è più tempo, triplice fischio, il Certosa batte il centro sportivo Primavera 2-1.